agganciarci a quanto ci ha detto Paolo. Perché? Perché cominciamo subito a creare le connessioni. Si tratta sempre di connessioni, di corrispondenze, di analogie, di similianze. Il teatro. Noi abbiamo un momento in cui, poi torniamo indietro, andiamo ai greci, andiamo alla retorica latina, andiamo a tutto quello che ci può interessare a livello storico, però partiamo dal Rinascimento e partiamo dal teatro. Noi abbiamo un momento in cui il teatro viene reso come simbolo, quindi questi cultori dell'arte della memoria in qualche modo utilizzano la struttura teatrale applicandola però a un'idea di mente. Questo è il passaggio importante. Noi abbiamo, a parte, anche qui ci possiamo chiacchierare molto sul fatto del teatro, il teatro d'automi, il teatro rinascimentale, anche questo, c'è un perché, perché è magico, perché è più ermetico, ma andiamo alla struttura, partiamo da Shakespeare. Allora, noi abbiamo questo globe che viene costruito nel 99, 1599, un anno prima che se Bruno venisse il teatro, il globe, dove Shakespeare. Il Globe Theater era un teatro fondato, pagato e ideato da James Burbage, che era un attore, imprenditore, che appunto volle questo teatro nella periferia di Londra, negli anni appunto alla fine del Cinquecento, dove poi molti dei grandi shakespeariani saranno messi in scena. Tuttora c'è il Globe Theater a Londra, dove fanno spettacoli. È un teatro molto particolare perché è innovativo sia nella struttura che nell'impostazione attore-spettatore. È molto interessante, però attiene a un'altra materia. Sì, ed è interessante andare a vedere che nel 99, appunto, nel 1599, un anno prima che cominciassero Bruno, questo teatro viene costruito. Poi, facciamo un po' di analogia anche in questo caso, sebbene sia macabra, brucia anche il teatro nel 1613. Quando lo ricostruiscono, viene ricostruito sull'idea di teatro di memoria, quindi teatro mentale, immaginato da Flood, che aveva appunto concepito dei teatri mnemotecnici per la mente. Questo è un flash, adesso torniamo all'inizio della storia e vediamo come si ricollega questo momento storico collegato al teatro. Allora, il punto fondamentale qui è la mente. Anche qui è abbastanza interessante perché la mente noi dobbiamo giocare con delle ipotesi. Ipotizziamo, visto che noi siamo appunto comunque tutti con i piedi nel Novecento, quindi ci piace la psicanalisi, ci piace tutto questo che in qualche modo ci piace o non ci piace, comunque insomma lo abbiamo mangiato. Allora partiamo da questo, immaginiamo la mente e immaginiamola in modo facile, insomma sintetizziamola in queste due parti, conscio e inconscio, così c'è più agevole. E immaginiamo la classica piramide, quindi con la parte, una piramide o un iceberg ancora meglio, quindi la parte sopra scoperta, no, la vostra parte cosciente, l'avete visualizzata più o meno, quindi, e la parte sommersa, la parte inconscia, che sta sotto, che è molto più grande, più consistente, da qui poi tutti gli squilibri dell'uomo, che ovviamente la tensione che spinge la vela esterna è molto più bassa della corrente sottomarina che spinge la base. Se non sono allineate, non si muove, si muove dall'altra parte, quindi sembra che io non abbia potuto incidere sulla volontà di direzione. Ok. Immaginiamo quindi la mente come questo iceberg. Però facciamo un passaggio, seguiamo un'ipotesi. Immaginiamo che questa mente cambi, muti, e quindi abbia un suo periodo classico, un suo periodo medievale, un suo periodo rinascimentale, un suo periodo moderno. Proviamo a seguire questa ipotesi. Quindi, in questa maniera, noi abbiamo una forma mentale, un'architettura mentale, che chiaramente cambia come cambiano le epoche, e poi cambia ciclicamente di parte, da una classicità, da un nuovo medioevo, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, noi proviamo a pensare a questa parte sommersa della mente come a un labirinto. Il concetto di labirinto immenso, che l'inconscio è anche un labirinto. È qualcosa dove vado a nascondere delle verità. Ok? Quindi fin qui ci siamo, li metto lì. Allora, se abbiamo ipotizzato che la mente cambi nel cambiare dell'uomo,
attraverso le varie epoche, poi vedremo quanto questa cosa si sostanzia nelle architetture, nell'arte, nella letteratura, nel teatro, cambia la forma, appunto. Cambierà anche il labirinto, perché è parte della mente stessa. Ditemi, fermatemi se ci sono passaggi. E noi abbiamo infatti questo labirinto che attraversa sempre tutte le epoche dell'uomo. Quest'idea di labirinto parte dal labirinto classico, il labirinto medievale, e cambia forma. Noi abbiamo un labirinto classico, per esempio, ce lo immaginiamo più o meno a cerchi concentrici, più o meno, con il Minotauro al centro, più o meno, e quello medievale ancora ci somiglia, ma già comincia a diventare più conico, pensiamo appunto a Dante, no? Lucifero messo conficcato sulla punta. E qui apro un'altra parentesi, in fondo sì, ma un cono in basso, ma una punta che specularmente è anche rovesciata, perché apro e sono di nuovo dall'altra parte, cioè quindi c'è questo gioco sempre di specchi soprattutto. Poi arriva chiaramente la mente rinascimentale, quindi il labirinto rinascimentale, l'inconscio rinascimentale, e qui lo possiamo immaginare come può essere un labirinto multiplanare, un labirinto che non ha più il concetto di centro. Ma in realtà questo centro è nella regola che sovrintende la struttura intera del labirinto, quindi multiplanare, scale, piani sovrapposti, non ha più un centro. No, non ho sentito questo, il labirinto rinascimentale. Il labirinto rinascimentale, stiamo semplificando, stiamo facendo, diciamo, per arrivare a un punto che ci interessa, per poi iniziare a parlare. Quindi immaginiamo appunto un qualcosa che non ha più un centro. Nemmeno un fulcro ben determinato a livello di spazio, ma qualcosa di multiplanare, che poi corrisponde a una prima esplosione di relativismo, tutti gli effetti, di punti di vista diversi, in cui io mi sposto continuamente, il sopra, l'alto e il basso non sono molto chiari, i piani sono diversi, scale, e questo però mi permette di trovare il famoso Minotauro, insomma il famoso premio, passaggio, catarsi, tutto quello che vogliamo metterci dentro il Minotauro. Mi lo permette di trovare soltanto quando arrivo alla regola che sovrintende la struttura stessa del labirinto. Quello in realtà è la soluzione del labirinto rinascimentale. Arriviamo al labirinto moderno. Oh, che male. Quindi il labirinto moderno in realtà è un labirinto caotico. Qualcuno dice rizomatico, prendendo in prestito dall'agricoltura questo termine, in realtà come la geometria frattale. Meglio di tutte, la metafora che rappresenta bene il labirinto moderno è in qualche modo il web. Qual è il centro di internet? Okay. Quindi è qualcosa che si espande all'infinito senza un centro. Allora, questo labirinto moderno in realtà io posso decodificarlo soltanto con un atto che è quasi un atto di volontà di creazione artistica, qualcosa che mi permette di decifrarlo soltanto con un'azione che mi permette di intervenire in modo attivo, di sceglierlo in qualche modo, scegliere la soluzione, quindi diventa qualcosa del genere. Tutto questo per capire, in qualche modo, per sintetizzare quello che può essere stato un percorso della memoria, quindi della mente, di arte della memoria. Non a caso, quest'arte della memoria a un certo punto diventa sommersa, diventa ermetica, diventa occulta nel 600. Sparisce dal sapere accademico, dal sapere ufficiale. Nessuno oggi si sognerebbe di iscriversi a una facoltà universitaria di astrologia. Molte università ancora nel Rinascimento hanno questa cattedra. Addirittura alla Sorbona c'era una cattedra di lullismo. Lullismo, Raimondo Lullo, un grandissimo studioso di mnemotecnica, per esempio, alla Sorbona. Ancora? No, non c'è più. Da tempo, da molto tempo, non c'era abbastanza iscritti, ovviamente. Allora, a parte le battute, quindi in realtà è un mondo molto, molto interessante. Ma questi signori cosa cercavano di fare? Questa è la cosa che ci interessa. Cercavano alla fine di trovare una chiave che potesse aprire questa serratura, labirinto, serratura, e quindi questa chiave, che era l'arte della memoria, come ogni chiave che si rispetti, doveva avere una forma corrispondente alla serratura, altrimenti non funziona. Non so se riesco a essere comunicativo.
Quindi il problema qual è? Che oggi è molto difficile costruire una chiave adeguata al labirinto o serratura moderna. Va bene? Nel tentare di costruire una chiave che possa lavorare su questa serratura, indubbiamente, e qui mi allascio molto, in modo molto stretto a quello che diceva poc'anzi Paolo, è molto esatto. Però fino a un certo punto ci si può riuscire, però dobbiamo avere un forte supporto culturale, cioè ci conviene a questo punto di poter, perché possiamo disporne, poter approfittare di tutto quello che in qualche modo ci viene messo a disposizione dal sapere millenario, adattandolo però a quello che ci serve oggi. Quindi se devo riempire gli scaffali di una libreria, mi conviene riempirla con una simbologia religiosa, filosofica, letteraria, teatrale, eccetera, quindi di contenuti importanti per la storia dell'umanità che poi si aprono a raggiera su mille altri significati di rimarrinti, diremmo oggi, no? Quindi di connessioni analogiche, oppure riempirla di nozioni tutto sommato meno interessanti. Io penso che la prima è qualcosa insomma di evidente, insomma, come risposta. E questo si cerca di fare, quindi oggi bisognerebbe lavorare su questo aspetto qui. Fin qui, in estrema sintesi, è quello che è successo sull'arte della memoria finalizzata al massimo della mente, il massimo che la mente ci può offrire per creare questo percorso di apertura. Ora noi siamo molto condizionati dalle parole, per noi inconscio significa Freud, significa tutto quello che per Freud significa inconscio. Io l'ho usato invece in senso diverso, non so se è abbastanza, se sono stato chiaro in questo, quindi ho sfruttato una parola, però metteteci dentro altri significati, anche quelli freudiani. Okay. Allora, a questo punto dobbiamo capire come nasce quest'arte della memoria e facciamo un passo, andiamo parecchio indietro. Prendiamo Platone, ok? Quindi andiamo a prendere il Fedro di Platone, e nel Fedro di Platone, Platone fa dire a Socrate, perché Socrate, come sapete, insomma, non ci ha lasciato niente di scritto, parla per bocca di Platone, e a sua volta Socrate racconta questa storia e comincia a raccontare del contatto con l'Egitto, perché Platone, come dico io sempre scherzando, ha fatto i suoi master in Egitto. Allora, comincia a raccontarci questa storia dove c'è questo appunto Ammone, questa divinità egizia, che rimprovera Thoth per aver inventato l'alfabeto. Guardate quant'è contemporanea quella cosa che poi viene a dirci Platone. Cioè sì, l'alfabeto è bello, tu sei contento, più o meno ve la faccio in sintesi, perché regali agli uomini tante belle cose, gli insegni quello, gli insegni quell'altro, però questo alfabeto mette fuori il sapere, non è più dentro. Quindi, fin tanto che lo teniamo, qui apro una parentesi, fin tanto che lo teniamo legato a un alfabeto simbolico, quando una A significa A come suono fonetico, ma significa ancora una scala, significa ancora un compasso, significa ancora qualcosa di simbolico, ancora bene. Quando si stacca completamente da questo, ovviamente diventa soltanto un qualcosa, come dice appunto Ammone per bocca di Socrate e Platone, diventa una cosa che mi rimanda alla mente. Cioè, quindi i tuoi scolari penseranno di sapere tutto soltanto perché è a loro disposizione, però sta fuori da loro. Quindi si crederanno dottissimi, dice lui, pur non sapendo nulla, saranno, attenzione alla parola, imbottiti di nozioni, e parlare con loro sarà faticosissimo. Oggi abbiamo il web, nemmeno l'alfabeto. Ok. Non voglio fare cose con la calcolatrice. Che imbottisce. Ok. Allora, questo è il punto interessante. Allora, poi in termini puramente storici, in realtà noi l'arte della memoria ce l'abbiamo, la mnemotecnica finalizzata ad acquisire la capacità di discorrere, di vedere il percorso che si fa come in una realtà virtuale, quella della mente in questo caso, in cui io cammino e affronto i percorsi. E quindi questi signori cosa fanno? Cominciano a elaborarla. I maggiori, quelli che noi abbiamo, cioè quindi gli elementi storici che abbiamo, sono quelli appunto della retorica latina, qui abbiamo Cicerone, e a questi attingono chiaramente tutti i filosofi medievali, prevalentemente. Quindi abbiamo per esempio quest'opera, l'unica opera occidentale, la più antica che abbiamo a disposizione, che è la De Regnum, che
più o meno è composta da un maestro di retorica latino, siamo intorno agli anni 80 avanti, degli anni 80 avanti Cristo, quindi più o meno al periodo di Mario e Silla, la guerra civile di quel periodo. Cicerone è bambino, cioè ragazzo in quell'epoca. La De Regnum viene attribuita a Cicerone per tanto tempo, mi si aspettava poi Lorenzo Valla nel 90 del 400 perché filologicamente vado a scoprire che non è un'opera di Cicerone. Bruno, quasi 90 anni dopo, nel 82, ancora scrive Tullius, cioè non se ne importa nulla della scoperta filologica, però sulla De Regnum in realtà è un trattato di retorica, quindi questi romani, che sono sempre stati molto pratici, prendono questa arte di memoria e ne fanno un uso per la retorica, che però anche la parola retorica, guardate com'è cambiata, oggi ha una valenza negativa. Sì. Quella greca? E ancora quella greca? Allora, con quella greca, l'Ade Regnum, in realtà nell'Ade Regnum questo maestro di retorica che è sconosciuto, noi conosciamo solo a chi era dedicata l'opera, questo è Regnum, in realtà, lui dice insomma che il fondatore di quest'arte della memoria è Simone di Liceo. Con Simone di Liceo andiamo addirittura al VI secolo avanti Cristo. E c'è questo episodio, questa storiella che ci racconta la De Regnum, su cui si costruisce tutta l'arte della memoria, per cui Simone di Liceo era un poeta. Lui sta, uno dei primi poeti, tra l'altro, a farsi pagare per le composizioni che faceva, e quindi è ospite di questo nobile della Tessaglia, quindi nemmeno insomma, diciamo, ateniese, e lui è ospite lì e questo gli commissiona un poema per una sua festa. Nobile Talescopas, non confondere con lo scultore che è un'altra cosa due secoli dopo, e lui in qualche modo va lì a questa festa, a questo banchetto, e anche questo è importante, il poema che questo gli chiede è su Castore con luce. Questo, attenzione nella simbologia dei cioè due gemelli, quindi protettori della poesia, della musica, della danza, eccetera. Però poi questo Scopas fa un passaggio, dice: guarda, io ti pago solo, visto che sono due gemelli, ti pago solo metà del poema. L'altra metà te la fai pagare dai gemelli, fa la battuta. Che cosa avviene in questo banchetto? Che a un certo punto viene chiamato Simonide fuori dal banchetto perché sono due giovani che lo stanno cercando. Lui esce, il tetto della casa crolla, muoiono tutti, non c'è nessuno che lo aspetta. Dice: i due, insomma, i Castore e Polluce mi hanno salvato. Quando rientra però nessuno sa più dove sono i cadaveri, quindi i parenti non sanno più riconoscere i cadaveri sepolti dalle macerie, e lui invece, ricordandosi l'ordine di disposizione del banchetto, fa riconoscere i cadaveri ai parenti, quindi comprende il principio assoluto dell'arte della memoria, quello di base, aritmetica, diciamo, che è l'ordine, quindi ha questo aspetto metafisico, no? Di contrasto al caos. E quindi Simone è considerato da tutti il fondatore di quest'arte, almeno nel mondo occidentale. E chiaramente le tecniche sono tante, infinite, e cambiano con il cambiare delle epoche e con il cambiare della forma mentale delle persone che l'attraversano. Comunque Simonide fa questo, poi è altrettanto interessante notare che Simonide è comunque un preso cratico, vive in quel mondo. Sappiamo quanto è diverso il mondo dei preso cratici dal mondo chiaramente di quelli che vengono dopo, fatta eccezione del Platone che è una cosa a sé. E c'è anche quel nostro, quello dell'altro ieri, il nostro filosofo Nietzsche, che in qualche modo, quando va prima ancora di scrivere la famosa Nascita della Tragedia, che tanto il suo successo gli darà, lui lavora un'opera che poi non pubblicò mai, e ci ha lavorato quasi tutto fino al 1876, ci ha lavorato a quest'opera che è l'opera appunto della filosofia nell'età tragica dei greci, dove lui analizza tutti i presocratici, ne mancano molti, manca Empedocle che è contemporaneo di Eschilo, mancano questi, però lui si ferma non a casa ad Anassagora, e Anassagora, che più altro link, è il filosofo preferito in assoluto di Giordano Bruno. Sono tanti spunti, insomma. Allora, arriviamo al punto. La cosa interessante è l'arte della memoria, in qualche modo la Grecia poi passa alla retorica, quindi la retorica romana, che ripeto, aveva una valenza diversa rispetto a quella che abbiamo noi, cioè era qualcosa di molto importante. E la memoria diventa una delle cinque parti della retorica, in cui classicamente si divide la retorica. Allora, cosa avviene poi? Poi, in qualche modo, abbiamo una dimenticanza, usiamo questo termine, per cui con le invasioni barbariche, il crollo dell'impero, in qualche modo l'arte retorica ce l'abbiamo, gli ultimi segni soltanto con Sant'Agostino, che ancora comunque
sta alla fine dell'impero, nel V secolo, però insomma, ancora qualcosa c'ha. E lui, infatti, anche lui ci racconta aneddoti sull'arte della memoria, meravigliosi, questo suo collega di retorica, che anche lui appunto frequentatore di una scuola retorica importante, quella cartaginese. E lui ci racconta di questo Simplicio che conosceva tutto Virgilio a memoria e lo sapeva ripetere anche al contrario, come noi abbiamo con il Rinascimento, Pico della Mirandola, con la Divina Commedia, qua. Wow. Quindi in realtà loro si rifanno, fino appunto ad Agostino, quando andiamo al Medioevo, si rifanno a quella che è l'arte memoria classica, quella che ci insegna appunto Cicerone tramite la De Regnum. La tecnica dei luoghi, usano i luoghi e le immagini, ok? E qui arriva un punto, però c'è un passaggio fondamentale che è proprio quello che stavamo dicendo anche prima, non è esterno. Cioè noi siamo abituati, io vedo questo oggetto, il mio tatto e la mia vista comunicano al cervello che questo oggetto che ho in mano più o meno corrisponde a un'occhiale. Il cervello cosa fa? Non è che il cervello vede l'occhiale, il cervello lo decodifica come tale, quindi dà una canonizzazione all'occhiale, cioè questo è un occhiale. Più o meno lo vede anche Paolo, lo vedete anche voi, è più o meno simile. Sebbene, se andiamo a vedere tutti i particolari, il vostro cervello avrà delle differenze. In poche parole, questo occhiale sarà diverso, con delle piccole sfumature dal suo cervello al mio, al vostro, eccetera. Perché ognuno vede un suo occhiale, sebbene rientri nella categoria. L'arte della memoria fa un discorso inverso. Parte da dentro, quindi è il cervello che comunica ai sensi. Non so se è chiaro. Quindi io visualizzo un'immagine, nel visualizzare quell'immagine, nel collocarla in un edificio mnemonico, okay, chiaramente ho un rimando sensoriale, ha qualcosa che ha a che fare quasi con la magia, poi appunto per questo cosa arriva a Bruno e a tutto l'ermetismo del Rinascimento. Quindi è un lavoro inverso e io posso attraverso questo sollecitare i sensi, anche la memoria. Per questo l'arte classica costruisce edifici mnemonici. Quintiliano, altro grande maestro di retorica, per esempio, costruisce edifici spaziosi, con immaginare, ecco, quando nel Medioevo si costruiscono cattedrali, per esempio, mnemoniche, con nicchie, statue, rimandi, eccetera. Oggi la nostra mente è più in difficoltà perché vive bombardata di immagini. Questa è la difficoltà maggiore. Da occhiali, esatto. E quindi ha difficoltà appunto a ripulire, quindi deve faticare di più a trovare il silenzio interiore per fare un percorso e costruire l'edificio, la sua cattedrale. Allora, chiaramente fanno poi ci sono varie scuole che combattono contro altre scuole, ovviamente. Però la cosa interessante, poi il buio c'è per questi 4-5 secoli, insomma, addirittura Carlo Magno, quando chiama appunto Alcuino per fare la scuola paladina, Alcuino pure parla della memoria, Alcuino da York, altro, insomma, parla della scolastica e tutto, parla pure lui della memoria, però non parla della memoria artificiale, per esempio, parla solo della memoria naturale, cioè già in qualche modo dimenticata. La ritroviamo appunto con Lullo, perché Lullo, essendo spagnolo, nasce a Mallorca, quasi contemporaneo di San Tommaso, nasce nel 1235, però loro lì sopra hanno il vantaggio di riprendere per prima Aristotele, perché con Avicenna, Averroia, eccetera, riprendono Aristotele e quindi riscoprono in poche parole quest'arte della memoria, che era andata in qualche modo fuori dal canale ufficiale. Quindi arriviamo ad Aristotele, lo sforzo della scolastica di Alberto Magno, di San Tommaso, di portare Aristotele chiaramente dentro l'alveo del cristianesimo, e chiaramente si cominciano i trattati, loro commentano questi trattati, attenzione, sono domenicani, per questa è una cosa importante, in ordine di predicatori, e per un predicatore era molto importante la memoria, e a Viterbo abbiamo un pulpito dove San Tommaso ha predicato, esatto. Quindi sono dei cultori dell'arte della memoria. Il loro percorso formativo era un percorso esclusivamente mnemonico inizialmente. Quindi per uno studio, per un domenicano, chiaramente significava studiare non solo Aristotele, conoscerlo a memoria, ma anche i commentari che acquista da parte Alberto Magno e San Tommaso. Quindi quando poi Bruno fa le sue dispute a Oxford, eccetera, contrastando Aristotele, ma lo conosce a memoria, attenzione, c'è un piccolo particolare. Quindi, allora,
E quindi arriviamo al Medioevo. Lullo, per esempio, usa non le immagini, ma usa ancora una memoria alfabetica. Però la proprietà di Lullo è quella di creare le ruote, cioè mette in movimento la memoria che fino a quel momento era stata statica. L'edificio neonico era statico, quindi avevamo queste anche cattedrali molto complesse, e poi sulla simbologia delle cattedrali ce ne sarebbe, insomma, un'infinità. Invece Lullo ha questo pregio di creare le ruote, quindi delle ruote che girano e fanno degli incastri. Bruno di questa cosa farà delle variazioni su tema spettacolari, chiaramente, perché fa un po' come gli orologi, no? Quindi una ruota muove l'altra, e lui dall'inferiore arriva attraverso il mondo centrale talismanico dell'immagine, arriva al mondo superiore, quindi fa un gioco di magia assoluta. Questo l'hanno capito molto bene gli inquisitori, cioè il Bellarmino, quando lo arrestano e cominciano a fargli domande, capiscono molto più di quanto non avrebbero capito poi i suoi fautori ottocenteschi, neopositivisti, eccetera, che amavano Bruno. Però loro capiscono perfettamente che è un'opera di magia, quindi ovviamente lo attaccano prevalentemente per quello. Quindi ripeto, la memoria fa questa sua storia e arriva poi al mondo rinascimentale. Il mondo rinascimentale si spacca in due. Perché? Perché abbiamo da una parte un mondo che prende la via dello scientismo, quindi in qualche modo abbiamo, insomma, Erasmo, da Rotterdam e altro, che per esempio lo stesso Erasmo o Melantone, l'altro grande, insomma, calvinista, odiano l'arte della memoria, la ritengono una cosa da frati, qualcosa di medievale, la ripudiano. L'accettano soltanto nella parte che è quella di Ramo, quindi la parte, perché poi c'è un problema anche di iconoclastia, le immagini, insomma, c'è una rottura forte. Su questa rottura Bruno si scontra, è un mondo che si sta spaccando in due. Da quel momento la memoria torna a essere qualcosa di strumentale alla conoscenza. Ricordiamoci che proprio in pochi decenni prima la stampa, i libri a disposizione, eccetera, c'è una rivoluzione epocale. In quel momento, quindi, cioè, tutto sommato, metto in esterno. Allora, se noi ragioniamo come strumentazione, è chiaro che ricordare una biblioteca a memoria ha poco senso. Se invece andiamo a monte del motivo per cui nasce quest'arte, è più interessante, perché la cosa su cui ci dobbiamo concentrare è che il sapere, quando comprende se stesso, come dicevano questi maghi del Rinascimento, insomma, quando comprende se stesso genera un altro sapere che altrimenti non potrebbe essere possibile. Però attenzione, io mi fermo sulla parola non tanto del sapere, altrimenti caschiamo nel nozionismo, non ci interessa. Quando comprende se stesso, quindi acquisire una serie di cose, comprenderle, e questa cosa determina un altro sapere. Allora, abbiamo detto tante cose. Siamo arrivati, sì. Ecco, abbiamo detto tantissime cose in tutti i sensi. La memoria è piena. La memoria è piena. Siamo arrivati. Però, cioè, e queste sono, cioè, correre dentro 2-3 mila anni, insomma, di storia, quindi è chiaro che richiederebbe molto tempo, e invito ognuno di voi, magari con 2 o 3 nomi, ad andare a fare le ricerche, perché sono tutti collegati. Abbiamo questo vantaggio, di avere tutto a disposizione, però non lo cerchiamo, no? È un po' quello che si diceva. Sì. Però la cosa interessante, ripeto, è poi capire come la mente si trasforma, e riagganciarci al discorso del teatro. Quindi il teatro rinascimentale, come il teatro della memoria, per esempio, nasce con Giulio Camillo. Ora Giulio Camillo cosa fa? Crea un teatro mnemotecnico, lo costruisce. Il re di Francia, Francesco I, lo sponsorizza parzialmente, poi gli altri soldi non gli dà più la seconda parte, però lo sponsorizza, ed è lo stesso che vuole, cioè, che vuole presso la sua corte Leonardo da Vinci. Lo stesso re. Quindi cosa fa? Costruisce questo teatro di memoria, lo costruisce con 7 gradi, 7 chiaramente linee intermedie e 5 porte. Però attenzione a un particolare: non c'è nessuno sulla scena, perché la scena è il cervello, è la mente, quindi è lui che guarda. Questa è l'impostazione, è completamente rovesciata. Poi ripeto, Bruno ne fa un uso magico, perché Bruno riprende tutta la tradizione egizia, quella in qualche modo del corpo ermetico e via dicendo, e in qualche modo sintetizza le due correnti, perché ancora Giulio Camillo, lo stesso Flood, sebbene successivo, però comunque cercano di mettere insieme il cristianesimo, la Trinità, eccetera, con questa cosa. Bruno no, Bruno è completamente fuori, è un outsider in questo senso, e si ricollega invece appunto ai presocratici, a quel mondo che oggi definiamo magico, ma in qualche modo lui definisce sapiente. E questo corpo ermetico
è immenso e determina molto della costruzione mentale di quegli anni. Piccolo spunto che vi dico, il filologo che poi comincia insomma in qualche modo a definire il corpo ermetico come successivo, come un testo post-cristiano, quindi non più un saggio egizio precedente a Platone che gli dava appunto questa nobiltà antica, è un signore, anche lui calvinista, che si chiama Casaubon, che ha lo stesso nome, ma da caso, del protagonista del Pendolo di Foucault, di Umberto Eco. E con questo più o meno chiudiamo la letteratura. Allora, però, c'è tutto questo, a che cosa può servire oggi? Ha detto che ci sono tante cose, ovviamente. Però cominciare a sapere che ci sono state, già questo, è importante per dare profondità a quello che stiamo dicendo. Perché quando Paolo diceva mentre io dico una parola, un conto che questa parola non galleggia così nell'aria, che non ha collegamenti, non ha, cioè, se ho semplicemente un fondamento a questa parola, quale che esso sia, adesso abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di filosofia, eccetera, però posso agganciarla a delle cose, queste cose sono tutte connesse, come, ancora una volta, con una rete neurale, con un cervello. Questo è. Quindi posso partire da qualsiasi punto e link con link, prendo impresso il web, arrivare da una parte o dall'altra. È una rete metropolitana, è infinita. Giro, salgo, scendo, stazioni, mi fermo, guardo. Questo è il senso. Ora, questa è l'arte, è in qualche modo quello che si potrebbe fare oggi. Poi è normale che va fatta, e appunto vi dicevo, va costruita con una chiave che possa aprire una serratura moderna. E torniamo al punto di prima. E questo poi richiede un percorso che si fa per chi è interessato, approfondendo e facendo degli step che mi portano da qui ad arrivare ad avere una mia chiave che apre già qualche cosa. Per cominciare a capire, a comprendere, usiamo il termine più corretto. Questa parte, diciamo così, molto scientifica, storica, accademica, secondo me era molto importante. In primis perché dà come lezione pilota la possibilità di farvi entrare dentro un argomento che è quello che io e Augusto con molta perizia e attenzione stiamo costruendo per preparare poi un corso che il prossimo anno proporremo a chi? Dall'università a persone che vogliono farlo, eccetera, che andrà molto più in profondo e collegherà tutto quello che lui non ha detto ma ha davanti a sé rispetto a quello che ha detto e tutta la parte legata alla comunicazione. Le due cose, secondo questo nostro percorso, sono strettamente collegate. In tre parole, tre, sono quello che ho detto io, quello che ha detto lui, riassumendo, è quando si parla, quando si legge, qualsiasi cosa ci si trova a fare di fronte agli altri, se noi abbiamo una struttura all'interno che sia conscia e quindi gestibile secondo meccanismi attivi o inconscia, comunque questa cosa poi si vede, si percepisce, si sente, si riesce a rimandare a chi ci ascolta. Un esempio che, sempre per rimanere diciamo abbastanza sul pratico, una persona che si avvicina a questo mondo ed ha una base culturale profonda è molto più, come dire, le persone riescono a seguirlo molto più attentamente senza che la suddetta persona abbia fatto mai corsi o altro, è perché ha una struttura che lo sorregge, che rispetto a chi guarda, noi vediamo una persona che parla, vediamo una persona che sta comunicando, ma oltre a lui vediamo una struttura praticamente infinita, cioè che va molto lontano, chi ce l'ha più grande, chi meno grande, ma comunque ci dà subito questa la visione, la percezione di questa struttura. Se voi ci fate caso, ultimamente, anche nelle scuole, questa cosa non c'è più, cioè non si trovano più delle persone che dicano altro rispetto a quello che dicono. Cioè, dicono la cosa che stanno dicendo, ma oltre quello che stanno dicendo, noi non vediamo altro. Una sorta di nozionismo,
Niente di male, per carità, però non ci deve essere solo quello. E è quello che dicevo prima, vedete voi, mi dico questo, come tutto si collega, se noi attiviamo rispetto a quello che stiamo dicendo, buonasera dottoressa, c'è una sedia qui davanti. Sta in piedi, mi spiego che sta in piedi. Stai in piedi? C'è anche una lì, c'è due. Ah, ce n'è anche una lì. E... c'è un telefono che... Sì, che realtà è questo? Cioè, rispetto... Quando io dico pensare o stare in quello che diciamo, nel momento in cui lo diciamo, non dico soltanto starci dal punto di vista dell'attenzione sulle parole, sugli accenti, che è una cosa sicuramente che faremo, utilissima, stupenda, tecnica e tutto quanto, ma starci anche proprio dentro, cioè starci, portare quello che dobbiamo portare in maniera tale che chi ci ascolta vede dietro di noi che c'è, oltre diciamo alla forma di quello che sta parlando, c'è una sostanza, c'è qualcos'altro dietro. Ma scusa, quel discorso che facevi di una persona che potrebbe trasmettere ma non trasmette quello che hai detto adesso, perché? Cioè, perché se quella persona ha una determinata struttura poi fa solo nozionismo, diciamo? Perché è una sorta di difesa? No, perché il modo in cui, adesso non entreremo in un sistema clamoroso, però le persone oggi si specializzano, però non c'hanno tutto il resto. Quindi la persona specializzata, quella parte che le compete, è assolutamente dentro quella persona, cioè sa perfettamente di che cosa sta parlando, però non c'è niente oltre. È slegato tutto. Non c'è niente oltre. Il problema è questo, cioè è il cosiddetto spessore. Non c'è uno spaccato, non c'è una prospettiva, non c'è profondità. È come se noi vedessimo una persona, un bellissimo quadro formalmente perfetto, dove però non c'è quella particolare profondità che, oltre che dalla prospettiva, è data da qualcosa che sta più dentro la sostanza. Diciamo, non ti incita a accettare il particolare minuscolo. Non solo quello, ma soprattutto non vediamo che cosa c'è oltre. L'esempio clamoroso, l'esempio clamoroso che spesso facevo con un amico, che è un cantante lirico, con Alfonso Antonionzi, un quadro di Vespignani è straordinario, un bel paesaggio di Vespignani, ma è sempre quello. E non c'è niente dietro. La colomba di Picasso, tre segni, anzi un segno attaccato. C'è un mondo, c'è la colomba che vola, c'è la pace, c'è quello, c'è quell'altro. C'è... Perché? Perché comunque dietro questi che sono, adesso io ho fatto questa eccezione, dietro a questi che sono dei segni c'è una forma di maniera perfetta, pulita, una tecnica impeccabile e tutto quanto. C'è qualcos'altro, c'è un segno che ci danno, sì, no? E quel segno, tutto il resto ce lo mettiamo noi, e quella persona che l'ha fatto sa che noi riusciamo a metterci tutto il resto, per cui quel segno ci porta oltre, ad andare oltre, non fermarci alla bidimensionalità. Scusa, ma devo andare via. No, me l'avevi detto. Ciao.